Dal Teatro del Maggio di Firenze per Next Generation Fest, continuiamo la nostra maratona di racconto di questa manifestazione promossa dalla Regione Toscana dedicata alla generazione Z, dunque ai nostri giovani, tanti temi di cui parleremo quest'oggi. Parleremo di creatività, di Europa, di sostenibilità, di cittadinanza, di diritti, tutti i temi fondamentali per arrivare poi a discutere del protagonismo e dell'autonomia dei giovani. In questo panel, in questo Talks in Toscana, ne parleremo insieme al vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, e poi ancora la direttrice della Polizia Postale della Toscana, Lorena Laspina, Rosaria Sommariva, che è la presidente dell'associazione Riaccendi il Sorriso, Marco Meacci, presidente del CORICOM, vicino a me Ersilia Menesini, prorettrice dell'Università degli Studi di Firenze. Allora, io partirei proprio con il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli. Allora, come si costruisce una Toscana per i giovani? Cosa state facendo come Consiglio regionale? Ma intanto sono i giovani a costruire il proprio futuro. Noi dobbiamo soltanto, a mio avviso, creare le condizioni perché loro possono esprimersi, possono esprimere le loro qualità, le loro competenze, le loro emozioni, essere uno strumento per valorizzarli. Molte volte l'abbiamo fatto in una fase più difficile, magari quando usciva dal Covid, quando abbiamo provato a rifare delle leggi per consentire loro di riappropriarsi delle relazioni che a un certo punto erano scomparse, quindi una legge speciale che ha consentito, ha finanziato iniziative, anche forme di aggregazione, anche sociali, e non solo nella opportunità di progetti costruiti, pensati e realizzati solo da ragazzi. E questa è stata una intuizione, lo rifaremo a breve quando partiremo con un'altra idea, quella della identità culturale toscana, un percorso nella Toscana dove i ragazzi potranno conoscersi, relazionarsi, comprendere quella che è la cultura della Toscana, girare e soprattutto assaporare le esperienze degli altri. Quindi noi proviamo a fare delle leggi che sono strumenti di opportunità di relazione, perché in questa società abbiamo percepito essere questo un po' una delle questioni un po' più delicate. Poi abbiamo fatto anche delle normative che consentano, diciamo, il miglioramento dell'attività motoria nelle scuole, l'educazione e la diffusione anche di aspetti relativi alla sessualità, tante questioni che riguardano per esempio l'utilizzo corretto dei social. In passato abbiamo costruito la legge sul cyberbullismo, siamo state una delle prime regioni che ha prodotto un elemento di innovazione, no? Sappiamo quanto questo strumento che ognuno di noi possiede può essere un elemento positivo ma anche negativo. Io ho definito più volte una pistola che però può essere carica ma anche scarica, ma anche carica. Uno può fare del male agli altri, può fare del male a se stesso, e dobbiamo avere strumenti che tutelino i ragazzi che posseggono questa pistola, però può servire in termini positivi ma anche negativi. È molto pericolosa, no? Molte volte ti arriva anche nella cameretta di casa, ti arriva ogni momento, ogni secondo, ogni attimo della vita, non ti lascia più solo. E una volta avevamo la casa che era il luogo, la cameretta cosiddetta, il luogo di sicurezza di un ragazzo, oggi non è neanche più quello. E molte volte noi, o genitori o politici che siamo, indipendentemente dal ruolo che ricopriamo, in alcuni casi siamo un po' deboli nel provare ad aiutare i ragazzi a venirne fuori dalle difficoltà. E oggi è una giornata straordinaria perché abbiamo visto come, per esempio, i social possono essere un elemento positivo, non soltanto da demonizzare, lo sono un elemento di modernità, e come tale va però provato con le istituzioni, ovviamente, che sono qui anche presenti in questo talk, ad accompagnare questo percorso. Quindi il compito della politica è essere dinamica in una società molto dinamica e non arrivare mai troppo tardi a quello che magari già è. Grazie Vicepresidente, prendo a prestito appunto quello che ha detto per introdurre il Presidente del CORECOM Marco Meacci proprio sul tema dei rischi della rete, dei rischi dei social, cyberbullismo. Cosa serve? Servono sicuramente informazione, serve sicuramente conoscenza, e allora da questo punto di vista quali progetti state portando avanti? Sì, il CORECOM svolge un ruolo fondamentale di garanzia nel piano nella comunicazione in Toscana, è un organo di consulenza, di garanzia, di vigilanza, ma anche un ruolo di, in qualche modo, di promozione delle buone pratiche, della sensibilizzazione. E rispetto al tema specifico che appunto veniva trattato, veniva evocato, noi per esempio da anni abbiamo un progetto molto importante che si rivolge alle nuove generazioni, ai ragazzi che appunto frequentano le scuole secondarie di primo grado, in particolar modo il primo anno, che è il patentino digitale. Il patentino digitale è un progetto molto importante che da anni viene portato avanti, che riguarda tante scuole
della Toscana e che serve proprio per dare le condizioni, dare le competenze digitali ai ragazzi per entrare, per stare, perché poi spesso sono già entrati, per stare nel mondo di internet e dei social, avere le competenze, avere anche in qualche modo gli strumenti per navigare in modo sicuro e consapevole. Noi questo lo facciamo all'interno delle scuole medie, il nostro obiettivo è coinvolgere progressivamente tutte le scuole medie della Toscana, perché in questo modo, sia attraverso elementi di formazione che facciamo con gli insegnanti e con le famiglie e poi con i ragazzi, riusciamo in qualche modo, diamo degli strumenti di consapevolezza e di padronanza di questi strumenti che bene o male condizionano quotidianamente la vita di ciascuno di noi. Per cui noi abbiamo queste 10 ore, il corso dura 10 ore, sono ogni ora ha una sua specificità rispetto alla quale ci sono sempre dei test conclusivi alla chiusura, e poi noi dopo 3 mesi facciamo una sorta di report, di riscontro di quelle che sono state le incidenze di questi corsi, come hanno mutato il modo di stare all'interno della rete, all'interno dei social. Noi fra l'altro quest'anno per la prima volta organizzeremo anche il Patentino Day, per cui tra un mese circa organizzeremo il Patentino Day per la prima volta nella nostra regione in Toscana, che sarà proprio un modo per restituire alla comunità toscana, alle istituzioni, alle scuole, ai ragazzi, agli adulti, alle famiglie, quello che questo percorso sta portando, non portando, affrontando sia risultati positivi sia gli eventuali correttivi da apportare. Questo Patentino lo portiamo avanti con l'Istituto degli Innocenti, che poi è un elemento di formazione rispetto a chi poi svolge queste attività all'interno della Toscana. Crediamo che sia un modo importante, che fra l'altro anche Agicom, l'autorità per la garanzia per le comunicazioni, ci ha proprio formalmente attribuito, che è quello appunto di lavorare su questo progetto di educazione, di formazione rispetto alle nuove generazioni. Ecco, già da quello che diceva si capisce quanto è importante il tassello e le connessioni, ogni tassello che viene messo in campo da questo punto di vista, e quanto sono importanti le connessioni tra le istituzioni, le associazioni, le istituzioni scolastiche, le forze dell'ordine e via discorrendo. C'è proprio bisogno di un lavoro di rete tra le realtà territoriali che si occupano appunto di questi temi e le istituzioni. Chiamerei dunque in causa un'associazione, quella di Rosaria Sommariva, Riaccendi il Sorriso. Allora, come state lavorando su questi temi? Allora, Riaccendi il Sorriso è un'associazione no profit di volontariato che si occupa di informare, formare ed educare ad un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali. L'abbiamo visto anche oggi in questa giornata straordinaria. Noi non vogliamo demonizzarne l'utilizzo, ma ovviamente abusarne e soprattutto anche usarli in un'età non congrua può essere estremamente pericoloso. E allora, per far questo abbiamo voluto, parlavi proprio di rete, di creare una partnership in primis con la Polizia Postale. Io la ringrazio che da subito ha creduto la dottoressa Raspina e anche chi l'ha preceduta nella progettualità che stiamo portando avanti, che è importantissima la rete. Poi la scuola, quindi noi abbiamo fatto dei progetti proprio, abbiamo coinvolto più di 3.000 studenti nell'ultimo anno della Regione Toscana. E poi con il CONI regionale, importantissimo, perché noi vogliamo raccontare sì i rischi, cioè che cosa stanno rischiando, perché tutti ci diciamo che fa male, ma poi in realtà non sappiamo il perché. Il bullismo è stato estremamente valorizzato, raccontato, e sono molto contenta di questo aspetto. È che ci sono tanti altri aspetti che però non vengono raccontati, proprio come i danni medici, per esempio. Vediamo tanti bambini con gli occhiali, e quindi c'è un allarme degli oculisti proprio per la miopia, sono aumentati i casi di miopia, i casi anche di sociopatia, gli psicologi lo sanno meglio di me, quindi i bambini purtroppo popolano anche ragazzi, più le piazze virtuali che quelle reali, e cominciano ad avere dei grossi problemi proprio di socialità. E poi comunque sia c'è il problema della dipendenza, che noi medici conosciamo bene purtroppo,
perché l'utilizzo compulsivo di questi strumenti libera la dopamina, dopamina che conosciamo come l'ormone della felicità, la produciamo quando mangiamo la cioccolata, quando facciamo un'attività sportiva, qualcosa che ci piace, però l'eccesso di produzione è pericoloso e può dare dipendenza. Infatti vediamo tante volte, no, le scene di questi genitori che tolgono il telefono, è l'ora di mangiare, è l'ora di fare i compiti, e vediamo le reazioni quasi violente di questi bambini. Quindi è un pericolo indubbiamente da tenere in considerazione. E poi comunque i danni proprio anche a livello cerebrale, insomma, noi collaboriamo anche con la FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, abbiamo fatto inserire nei bilanci. Sono delle visite che vengono fatte a 6, 10, 14 anni, domande relative all'utilizzo dei device, e i dati sono allarmanti, cioè la metà dei 14enni dichiara di avere ansia o collera quando non può usare il telefonino, quindi si parla già di dipendenza. Ecco che chiaramente come associazione vogliamo far rete, vogliamo raccontare, e adesso stiamo anche preparando dei documenti per proporre delle linee guida. Il 15 novembre saremo in Senato alla Repubblica, quindi ci sarà un convegno, anche il ministro Valditara è cosciente e sostiene questo tipo di attività, quindi stiamo andando avanti, stiamo facendo tante cose, abbiamo aperto sportelli di ascolto in diversi comuni, e quindi abbiamo un'attività estremamente produttiva e soprattutto riscontri, perché tante volte, ecco, con i ragazzi è importante, no, il discorso della comunicazione, bisogna cambiare un po' anche il paradigma dell'autorità, no? Del docente che cosa fa, dà degli obblighi e dice devi far così, invece noi cerchiamo di coinvolgerli. E per esempio una cosa che mi ha veramente appassionato è stata la realizzazione degli spettacoli. Abbiamo proprio realizzato uno spettacolo dove i ragazzi erano i protagonisti, abbiamo portato lo sport a teatro. Abbiamo lavorato con tutte le associazioni di vari territori, coinvolgendo proprio le scuole, che abbiamo portato i bambini a teatro la mattina, tutti comprensivi. Lo scorso anno abbiamo lavorato con tutti i comprensivi. Quindi abbiamo riempito i teatri più grandi, quindi 500 bambini a volta, che vedevano altrettanti bambini o ragazzi sul palco che si potevano esibire, o con rappresentazioni teatrali, o comunque con esibizioni sportive. Quindi è molto bello proprio lavorare con loro nelle scuole e poi coinvolgerli dal punto di vista emozionale, perché lo sappiamo bene, no? Che sul pacchetto di sigarette c'è scritto che fa male, ma non è questo poi che fa la leva, che li spinge a. È importante, è fondamentale quello che cerchiamo di far noi come gruppo, che ringrazio sempre perché io sono qua come presidente ma rappresento veramente tante persone, è molto bello il coinvolgimento, quindi grazie anche dell'opportunità di essere qua oggi. Grazie, grazie a voi per quello che state portando avanti, che sicuramente è veramente importante. Dottoressa Laspena, invece le vorrei chiedere quali sono le forme più diffuse di cyberbullismo, perché anche conoscere appunto quali sono i fattori di rischio, anche questo è determinante, capire quali sono le forme più diffuse e come le state contrastando. Allora, sicuramente la nostra attività è un'attività che si gioca molto anche sul ruolo preventivo che la Polizia Postale cerca di svolgere in maniera strutturata, con iniziative di vario tipo che vengono coordinate dal servizio di Polizia Postale a livello centrale, realizzate poi dai centri operativi sul territorio. E innanzitutto una cosa secondo me molto importante da sottolineare è che c'è dietro anche un lavoro di approfondimento scientifico importante. Esiste nell'ambito del servizio di Polizia Postale, oltre al centro per il contrasto della pedopornografia online, anche un'unità di analisi del crimine informatico e delle psicologhe che lavorano costantemente al nostro fianco in molte situazioni, anche ad esempio analizzando i risultati dell'attività investigativa, soprattutto quando coinvolgono per l'appunto i minori, e con una modalità molto aggressiva, considerata la fragilità di identità che sono ancora in fase di costruzione. Lavoriamo tantissimo con le scuole, la rete, con le istituzioni, con le associazioni, con la società civile sul territorio è assolutamente indispensabile. Lavoriamo anche con i ragazzi nelle situazioni in cui si rivolgono a noi con richieste di aiuto, sia quando sono vittime che purtroppo quando sono autori del reato, perché non dobbiamo dimenticare
che una parte importantissima dell'attività di prevenzione e anche poi di contrasto del cyberbullismo si gioca nella prendersi cura anche dell'autore di reati così complicati e particolari. Non è l'unica, direi, chiamiamola emergenza di cui si occupa la polizia postale. Ci sono purtroppo altre fenomenologie di reato che sono in crescita, diversamente dal cyberbullismo, che nell'ultimo anno non ha registrato percentuali in aumento, per fortuna. Spero sia anche il segno, per l'appunto, dell'efficacia di strumenti normativi, come hanno ricordato coloro che mi hanno preceduta, ma anche dell'attività che quotidianamente si svolge, per l'appunto, a fianco dei ragazzi. Ci sono altre fenomenologie invece in crescita, come l'estorsione sessuale ai danni dei minori, è quella che io dico impropriamente viene chiamata revenge porn, perché non ha niente della vendetta, quindi io preferisco utilizzare, diciamo, il termine tecnico che ha usato il legislatore, di diffusione illecita di video e di immagini sessualmente esplicite ai danni dei minori, e spesso purtroppo, nel caso soprattutto della diffusione illecita, realizzate da minori contro altri minori. Quindi è un territorio estremamente delicato in cui è importante avere la capacità di diffondere e veicolare il ruolo che la polizia postale può avere nel supportare e nell'aiutare i ragazzi anche quando si trovano in condizioni di estrema difficoltà. Sappiamo che ci sono situazioni particolarmente dolorose in cui episodi di cyberbullismo hanno portato al suicidio delle vittime di reato. Cerchiamo di spiegare ai ragazzi che esiste un'alternativa. Questa alternativa è appunto anche fornita dalla polizia postale, che offre diversi strumenti, tra cui per la segnalazione pure in forma anonima, ove loro lo ritengano, anche per un primo contatto, per una prima richiesta di informazioni e d'aiuto, attraverso il portale del commissariato di PS online, liberamente accessibile 24 ore su 24. Quindi pensare che appunto esiste sul territorio chi è professionalmente strutturato per prestare soccorso, per essere vicino in una logica di ascolto e di aiuto, assolutamente mai di giudizio. Grazie, grazie dottoressa Laspina. Continuerei a parlare appunto di bullismo, di cyberbullismo. La prorettrice Menesini è un'esperta di questa materia, allora le chiederei come prevenire nel contesto scolastico. Cyberbullismo e sì, bullismo. Grazie. Credo che appunto il ruolo dell'università è fondamentalmente quello della ricerca, quindi di, come dire, anche riuscire a, in questa rete di soggetti, a portare un contributo che è basato sull'evidenza scientifica. Allora, che cosa sappiamo per esempio delle nuove tipologie, quali sono anche modelli più accreditati o che hanno, insomma, da tanti punti di vista maggiore efficacia? Credo sia un po' questo, no? Il valore aggiunto dell'università che si occupa di queste tematiche. Da un lato appunto abbiamo nuove tipologie, credo anche questo è un aspetto su cui dovremmo porre molta attenzione, perché mentre i fenomeni di cyberbullismo inizialmente erano più circoscritti magari a singoli ragazzi o ragazze, ora abbiamo la fenomenologia legata appunto alle relazioni anche sessuali o tra i sessi, e poi nuove tipologie legate per esempio anche in parte al conflitto tra gruppi in una società sempre più complessa in cui il tema della diversità è centrale. Spesso una delle problematiche che registriamo è proprio anche il linguaggio d'odio, la difficoltà di accettazione del diverso, quindi in qualche modo il contesto virtuale diventa la piazza, forse una piazza ancora più amplificata rispetto alla piazza faccia a faccia, in cui emergono tutta una serie di conflittualità anche in forma molto estrema, no? E la cosa molto interessante a mio avviso è che le dinamiche sociali tra i ragazzi, giocandosi in parte nel contesto virtuale, in parte anche nelle relazioni faccia a faccia, di fatto sono potenziate. Abbiamo anche manifestazioni molto preoccupanti, le challenge famose, spesso le lanciano online, sono sfide tra gruppi che coalizzano anche l'identità dei gruppi che partecipano e quindi creano comunque conflittualità tra i gruppi, e poi quando si esprimono nei contesti del quartiere, della piazza, della strada, possono diventare problematiche serie di ordine pubblico. Quindi si vede come dire, la dimensione, come la chiamano alcuni studiosi, on life, che appunto è
una dimensione, diciamo, in cui i ragazzi vivono sia in presenza sia in una dimensione più virtuale, poi non fa altro che amplificare una serie di fenomeni e di dinamiche. Allora come intervenire? Credo che sia molto importante appunto sottolineare la dimensione dell'efficacia, che cosa è più efficace e cosa è meno efficace. Si è visto che sicuramente una strada rilevante, poi la famiglia è molto importante, però una modalità che nel tempo si è rivelata efficace è anche l'intervento a scuola. Per questo appunto anche come gruppo di ricerca dell'Università di Firenze abbiamo investito molto sulla formazione degli insegnanti, sulla collaborazione con le scuole e anche su diciamo, la sollecitazione all'interno della scuola a mettere al centro il problema, perché quello che sembra più significativo da un lato è la politica che la scuola riesce ad adottare in termini proprio di progettualità e diciamo, impegno sul tema, e dall'altro però anche un po' ora si è visto tutta una serie di problematiche legate alla segnalazione. Quindi stiamo un po' lavorando anche attraverso le collaborazioni col Ministero dell'Istruzione su questo doppio binario, la formazione degli insegnanti, il coinvolgimento delle scuole e anche l'attivazione di sistemi di segnalazione affinché le problematiche più serie possano emergere. Parlava prima anche delle challenge, la TV pubblica, la stessa RAI, all'interno delle serie televisive che poi sono seguite anche dai giovani, ma non soltanto ovviamente la RAI, ha portato questo tipo di tema all'interno comunque di un racconto, di una storia, di una serie. Chiamerei appunto in causa il presidente del Corecom proprio per parlare dell'importanza in questo senso della comunicazione per arrivare, no, a sensibilizzare i giovani anche sulla conoscenza di questi temi e dei rischi che corrono quando si mettono in contatto anche con una challenge o con altre mille forme a rischio. Ecco, sui bandi relativi alla comunicazione sociale dedicata ai giovani, cosa state portando avanti? Sì, infatti uno dei, così, delle funzioni, dei compiti, dei ruoli del CORE, come anche in quello in qualche modo di valorizzare e incentivare le buone pratiche della comunicazione in Toscana. Proprio qualche giorno fa con il vicepresidente Scaramella abbiamo proprio presentato pubblicamente un nuovo bando del Corecom, che è quello La Toscana che fa bene, che va a premiare quelle che sono le migliori campagne sociali che avvengono nel nostro territorio, e questo serve per far emergere, per valorizzare, per incentivare le tante cose buone che avvengono alla Toscana attraverso l'associazione, i cittadini, i giovani, i singoli privati, imprenditori, e noi premieremo proprio la migliore campagna di natura sociale in Toscana. Un altro bando che abbiamo così portato avanti proprio e abbiamo chiuso in questi giorni è legato per esempio sempre al tema delle dipendenze digitali, perché noi abbiamo proprio fatto un bando dove andremo a vedere, a vagliare e a premiare i migliori video che sono arrivati da tutta la Toscana. Proprio avevamo dato questo tema quest'anno, si chiama il bando La Toscana e Spot, e il tema era proprio le dipendenze digitali, indipendenze e dipendenze digitali. Noi ora andremo a vagliare e poi a premiare i migliori video, perché in questo modo vogliamo anche poi farli circolare all'interno delle scuole, delle università. E chiediamo anche una collaborazione di tutti i mezzi di comunicazione toscani per farli girare, circolare come elemento ulteriore di sensibilizzazione e formazione. Come è già stato detto, e anch'io sono d'accordo, il tema qui non è demonizzare e neanche cercare di bloccare nulla, perché sono processi ormai totalmente pervasivi della società attuale, però c'è un tema generale di responsabilità che noi, rispetto al quale comunque noi dobbiamo interrogarci e agire, perché il tema di internet e dei social non è un tema parallelo alla vita delle persone, ormai è dentro, cioè condiziona, è diciamo un elemento costitutivo nuovo della vita quotidiana, cioè si vive attraverso questi strumenti. E leggevo che appunto la media quotidiana delle persone che stanno online, le persone tra cui noi, è di 6 ore al giorno, che l'82-83% delle persone appunto è connessa in un modo o nell'altro, che il 91% delle persone usano WhatsApp, e potremmo continuare. Per cui il tema di fondo su cui interrogarsi
aprire momenti così di riflessione, di discussione, poi chiaramente trovare delle risposte, e anche fino a che punto è cambiata, sta cambiando la nostra vita, le nostre relazioni, e come questo sta agendo e sta condizionando ciascuno di noi. Credo che questo sia il tema centrale, che va al di là dello strumento in quanto tale, cioè una riflessione di natura più ampia. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, però credo che appunto sia un tema rispetto alla quale la Toscana e il nostro paese si debbano interrogare fino in fondo e debbano provare a lavorare in rete per trovare delle soluzioni. Dottoressa Laspina, invece, facendo un identikit dei giovani che sono più a rischio, no, di entrare in contatto con eventuali rischi online, ecco, qual è l'identikit del giovane, della fragilità dei giovani che li possono portare a avere comunque delle problematiche attraverso l'utilizzo dei social o della rete? Guardi, non è secondo me facilissimo tracciare un identikit, perché è un fenomeno molto trasversale, peraltro è trasversale anche rispetto agli adulti. Le fenomenologie di cui io parlavo prima, l'estorsione sessuale in particolare, sono reati che hanno un'incidenza statistica elevatissima anche nei confronti dell'adulto. Però la riflessione che faceva il dottore mi porta a ricordare anche un paio di cose che recentemente ho letto. Tra maggio e luglio sono stati pubblicati due rapporti interessanti, uno dell'Eurispes e uno del Censis, che restituiscono una fotografia e in qualche modo un identikit della popolazione italiana che usa gli strumenti a sua disposizione per l'accesso alla rete, per la gestione dei contatti, del lavoro, della ricerca, dell'approfondimento, per il gioco. Ci sono dei dati in controtendenza, ad esempio tra il 2019, anzi meglio tra il 2020 e il 2022 è raddoppiato il numero di coloro che si sentono preoccupati per la propria sicurezza, diciamo, digitale in senso ampio, in particolare per il rischio della sottrazione di dati. In un decennio sono aumentati del 155% i reati commessi online, in controtendenza con l'abbassamento dell'indice di delittuosità generale. E l'80% della popolazione ha affermato di aver subito almeno un attacco attraverso la rete, che può essere di vario tipo: un tentativo di smishing, un phishing, oppure telefonate da parte di falsi operatori che cercano di convincerti. Quindi individuare chi sia più esposto non è semplice, anche perché chi aggredisce la nostra sfera personale attraverso la tecnologia digitale, le piattaforme dei social in particolare, poi spostando spesso la conversazione su quelle di messaggistica, che garantiscono, diciamo, maggiori margini di anonimato e impunità, richiede, come dire, una riflessione anche su quali sono gli strumenti con i quali noi veniamo aggrediti. Le tecniche cosiddette di ingegneria sociale per targettizzare la vittima e convincerla, carpirne la fiducia, sono estremamente sofisticate e sono in continua evoluzione. La fotografia che esce fuori della nostra realtà è di una realtà estremamente fluida, in cui parallelamente, diciamo, alle capacità di aggressione di chi sta dall'altra parte, in qualche modo, diciamo, affiniamo anche le nostre capacità di resistenza, ma queste sicuramente rispetto alla popolazione giovanile scontano molti limiti, uno dei quali è quello anche della capacità di gestire correttamente la relazione con l'altro. Parliamo di una generazione che, a differenza della nostra, ha strutturato la relazione intorno all'uso dello strumento informatico e ha molte più difficoltà a capire i confini e a rendersi conto di chi può stare dall'altra parte. Grazie. Prorettrice Menesini, ci sono tantissimi giovani oggi qui al Next Generation Fest, migliaia di ragazzi, e allora cosa state facendo come Ateneo per l'orientamento scolastico? Grazie, allora dal dark side al bright side, agli esatto. aspetti luminosi, e quindi il futuro dei ragazzi e delle nuove generazioni. Siccome Atenei ci stiamo impegnando moltissimo sui temi dell'orientamento, anche perché sicuramente abbiamo visto, insomma, dal punto di vista anche proprio dei percorsi, delle carriere, che studiare è premiale, ti permette di avere una prospettiva di vita che
per certi aspetti è sicuramente molto più vantaggiosa e molto più positiva, allora scegliere da un lato esplorare, probabilmente conoscere e scegliere diventano processi molto importanti oggi per le nuove generazioni. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo tante cose diciamo anche in parte legate al PNRR, come molti altri atenei. La 934 è una legge sull'orientamento che prevede appunto corsi intensivi nelle scuole superiori proprio sui temi dell'orientamento, però abbiamo anche poi tutta una serie di proposte legate alla nostra offerta formativa, quindi più informative. Abbiamo anche momenti importanti, quest'anno abbiamo sperimentato i campeggi, i summer camp per l'orientamento, che combinano diciamo la dimensione della scelta, dell'esplorazione, della conoscenza, con una dimensione anche più affettiva, emotiva, di vita vissuta nel campeggio, che è sicuramente importante e motivante. Qui tantissime opportunità, incluse i PCTO, che sono occasioni anche in cui i ragazzi delle superiori si sperimentano rispetto a una serie di attività laboratoriali o anche di attività formative del nostro ateneo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi insomma spesso sono occasioni preziose in cui i ragazzi possono veramente toccare con mano le diverse opzioni, possibilità e anche le diverse direzioni, con tante offerte anche molto innovative legate alle nuove tecnologie. Questo è un asse importante di ricerca in tutti gli ambiti disciplinari, non solo nell'ambito psicologico che mi interessa direttamente, ma anche ovviamente nell'ambito sicuramente ingegneristico, nell'ambito anche giuridico. Il diritto delle nuove tecnologie sono sicuramente campi nuovi, come la sostenibilità, su cui stiamo investendo molto per le professioni del futuro. Grazie. Grazie professoressa. Rosaria Sommariva, prendo a prestito il nome della vostra associazione, Riaccende il Sorriso. Abbiamo parlato anche di fragilità, allora come si riaccende il sorriso nei giovani? Sicuramente non si può generalizzare, perché appunto l'ha sottolineato ancora il presidente del Core, come è importante la responsabilità. Per noi vogliamo riaccendere il sorriso coinvolgendo sicuramente la scuola, che già sta facendo un percorso importante con tanti soggetti, ma poi tutte le figure genitoriali. Questa è un po' la cosa che vogliamo portare avanti, quindi stiamo lavorando con il CONI per sensibilizzare il coach, gli allenatori. Lo sappiamo bene, a volte conta di più il coach di basket, che dice se è ti tengo in panchina, piuttosto che l'allenatore di calcio, che magari il genitore. Il genitore va sostenuto, va aiutato, questa è la nostra challenge, se vogliamo dirla in quei termini, proprio coinvolgere tutte le persone che ruotano intorno a loro per poter anche coinvolgerli. Oggi Bernard Dica ha fatto un'apertura straordinaria di questo evento, ha parlato di fallimento, ha aperto parlando di fallimento e ha toccato me, come tanti altri giovani dell'associazione nostra che oggi sono qua, perché c'è troppa... La società, ha detto lui, non ammette il fallimento, dobbiamo partire da lì, dobbiamo non aver paura di sbagliare e quindi capirli, sentire che si sentono, perché cosa fanno questi giovani? Si sentono molto più compresi nella vita non reale, cioè praticamente lì hanno più conferme, questa vuole avere sempre le soddisfazioni, dei cuoricini, dei like, e quindi questo è un peccato, no? Perché poi li allontana dalla vita reale, e ecco, questa è la nostra sfida per poterli riaccendere, coinvolgerli, ecco, questa è la parola, responsabilità, ma poi coinvolgimento diretto, e è una cosa che insomma vogliamo fare, stiamo cercando di continuare. Poi farli dormire bene, questo voglio dirlo, perché io mi occupo di medicina del sonno e tutto è nato da lì in realtà, perché oggi dormiamo tutti peggio, in particolare i giovani. Pensate, si parla di insonnia digitale, oggi i ragazzi tengono il telefono tante volte sotto il cuscino, hanno le allucinazioni, e il sonno anche vogliamo valorizzarlo. Non se ne parla mai dei problemi di sonno, esistono oltre 60 malattie, alcune sono anche mortali, e quindi un sonno frammentato o comunque non equilibrato nei giovani può essere veramente pericoloso per tantissimi motivi. Quindi
Questo è quello che vogliamo fare tra le tante missioni che abbiamo. Grazie, grazie Rosaria Sommariva. Chiuderei con il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli. Insomma, sono uscite tante parole chiave importanti da questo Next Generation Fest e chissà quanti ancora ne usciranno da qua stasera. Un grande momento di fermento, di dibattito sul protagonismo dei giovani, sull'autonomia dei giovani. Allora, qual è il messaggio che si sente di dare ai tanti ragazzi che sono qui quest'oggi e quali sono le sue parole chiave per arrivare alla concretezza di quel protagonismo e di quell'autonomia? Ah, credo che dentro questo, anche questo confronto ci sia la possibilità di nostro simbolo, il nostro Pegaso, questo cavallo alato che vola, però un cavallo che ha piedi per terra, e tenere insieme questi due elementi siano un po' il senso di questa giornata. Non demonizzare da una parte ovviamente i social, dare grandi opportunità ai ragazzi, consentire e comprendere come anche la loro emozionalità, ne abbiamo parlato anche qua, possa essere vissuta. Da una parte c'è grande capacità, io vedo una generazione di ragazzi che hanno delle intuizioni straordinarie all'università, lo potranno percepire, lo possiamo, hanno un potenziale enorme, quindi va consentito loro di esprimerlo, va compreso come la loro dimensione relazionale ed emozionale possa consentire loro di essere, tra virgolette, una parola molto semplice, felici. Non so se noi siamo in grado di domandarsi, ciascuno di noi, se oggi la nuova generazione è felice o non è felice, forse lo è anche più della nostra, non possiamo saperlo. Attenzione anche a fare, a darne un giudizio affrettato, no? Dobbiamo però anche domandarsi quanto la dimensione anche del futuro, che non è quella attuale oggi del social, oggi siamo già in una frontiera nuova, quella del metaverso, cioè oggi non abbiamo parlato, intelligenza artificiale, quella dimensione là che potrebbe consentire di essere qua, ma nel frattempo di percepire Piazza Duomo, oppure di percepire una cascata, un fiume, una montagna, vederlo con l'occhiale, cioè quella dimensione, toccarlo, la dimensione anche delle relazioni, degli affetti, la difficoltà che una volta c'era alla relazione, no? Anche al rapporto fra persone, oggi potrebbe essere filtrata. Noi siamo di fronte, diciamo, a una svolta epocale vera della società, non è detto che noi stessi ne siamo in grado di interpretarla. Chi come noi deve deciferare, deve anche ovviamente comprendere queste dinamiche, ovviamente la ricerca, l'università, i sistemi di sicurezza, però anche le indagini. Oggi magari forse è per un paradosso molto più difficile, forse anche più semplice, perché magari tutto è tracciato. Una volta, se una persona dava un cazzotto a una persona, cioè dovevi dimostrarlo. Oggi forse se fai un'offesa è rintracciabile, oggi magari non hai una ferita fisica, non puoi difenderti, però magari una ferita mentale o psicologica ti lascia il segno più di un cazzotto di una volta, voglio dire. Quindi oggi è molto difficile comprendere questa dinamica della città. Una giornata come questa i ragazzi li rende protagonisti, e credo che oggi la Regione Toscana abbia fatto, nella relazione con i ragazzi, vedere le opportunità, i successi, gli insuccessi, ma anche il grande potenziale che loro, a loro competerà anche forse disegnare la Toscana del futuro. Credo che sia corretto mettere loro nelle condizioni di potersi esprimere, insomma. Grazie, grazie vicepresidente Scaramelli, grazie a tutti i nostri ospiti.